L'albero di che sentiva? Eccoci qua. Andiamo del convento di Donato con loro, la classe 69. Carichi più che mai. Venite da Roma. Roma. Che è Roma? Roma non è Roma. Roma ladrona. Ecco, quello non c'entro però. Va bene, volevo intervenire, volevo intervenire. Roma ladrona. Ecco, ok, messaggio diffuso. Ok, allora, siete la classe 69, venite da Rumo. Che è in Val di Non? Sì. Vai di Rumo. Vuoi sentire il mio accento bello? Fammi sentire l'accento tipico della Val di Non. No, vai dietro, vai dietro. Ecco. Ecco qua, questo personaggio tipico della Val di Non. Sì, l'avete trovato nella pila. All'Utarun. Nel frattempo i ragazzi dietro stanno. Che fate? Sì, appunto. Stavano provando. I ragazzi dietro stavano provando le misure. Che fa quello palpa da dietro? Un'autorità. C'è un'autorità tra di voi? È quello che si nasconde praticamente. Ecco, presentiamolo. Vai. Sua Eminenza. Rudy. E come mai è un'autorità, Rudy? Se ne intende di pompe. Ah, è il ragazzo che spegne gli ardori di queste ragazze del 69. Spiego io. L'abbiamo incaricato stasera per spegnere gli ardori delle ragazze del 69, che sono bianchissime. Io le ho viste ballare prima e sono una cosa incredibile. Speriamo che nel video vi esibirete ancora in uno stesso modo. Okay. L'altra autorità chi è? Non c'è. Io. Eccola qua. Quella cosa fa la poliziotta? Abbiamo il becchino. Avete anche chi è il becchino? Qual è il becchino? Becchino. Eccolo lì. Ecco qua. Lui è noto, il noto Cucadores di Roma. È il noto Cucadores di Roma, chiamato anche il becchino. No, banana. Per quale caratteristica? Te lo spiego dopo. Vediamo, la ragazza in parte mi fa la faccia soddisfatta? Sì, ok, ho capito il perché allora. Andiamo! Tra l'altro è la moglie di Sergio, ricordiamolo, il personaggio tipico della Val di Non. Ok, potete trovare. E la Sandra invece la ricordiamo per la sua abilità e capacità nel trasformare un ragazzo. Il Big Mabu, eccolo lì, il Big Mabu, si è sentito chiamato in causa, eccolo lì. Grandissima performance dell'Alessandra stasera, della nostra Sandra. Oh, la bestia. Attenzione, colpo di schiena. Ecco, che fate, sciate? Alessandra ha subito tirato su le mani in segno di mi arresto qua, mi fermo, non vado avanti. Va bene, siete un bel gruppo comunque ragazzi, molto ben capito. Dai, andiamo. Ci fate sentire cantare? Sì. Ok, voglio sentirmi cantare. Uno, due, tre, prova. E allora andiamo con Alba Chiara da... La classe 69 di Roma. Gli occhiali per me. Dai Mario. Pescavo come un'aia, che tu posso se qualcuno ti guarda, se passi da quando sei assorta dei tuoi problemi, dei tuoi pensieri, certamente non metti mai niente che possa attivare attenzione, particolare. Fatti vedere! Vai saltare classe 69! Piano bello per un po' e ti ripeti il tiro sul sole con una
alta. Non voglia. E ti cosa non puro di qua. Solta. Noi problemi, noi pensieri, immediatamente non vedi mai niente che possa tirare attenzione, violare, e a te va a dare, la nostra pulita, la nostra suona, la nostra vera collina, scuola. Quando guardi con gli occhi grandi, forse con gli occhi sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni, qualche volta dai pensieri strani, con una mano si trovi, ragazzi.